Buonasera e ben trovati. Domenica 24 gennaio 2021. Ciao Matteo. Ciao Gabri. Siete sempre i fedelissimi e mi fa tanto piacere insieme ai vostri amici. Eccoli qua, Domenico. Ciao carissimo Ervilia, stavolta dall'inizio, che onore. Allora, in questa domenica, mi dimentico sempre di darvi un po' di informazioni, sapete, un po' l'emozione della diretta. Allora, per chi insomma va ogni tanto a curiosare sul mio canale YouTube, sappiate che ho fatto un po' di lavoro per voi, insomma per chi entra e vuole guardare i miei video. Sappiate che nella descrizione, cioè quando voi guardate il video YouTube, sotto qui ci sono ci sono le descrizioni della diretta oppure del video che state guardando. Se cliccate mostra altro, o comunque c'è una freccettina che espande la descrizione, io metto sempre un indice. Perché quando facciamo le dirette, ovviamente durano all'incirca un'ora, e magari uno rivedendole non ha voglia di rivedersi tutta la diretta, vuole risentire quella canzone. Ecco, nell'indice trovate proprio tutte le canzoni o comunque gli argomenti che sono stati trattati, per cui cliccando sopra l'orario, il minutaggio del video, andate direttamente nella parte che può essere interessante per voi. Ecco, insomma, è un lavoro lungo e noioso che ho dovuto fare, che adesso mi sono aggiornato e quindi tutti i video sono con l'indice. Quindi potete trovare anche le informazioni, magari su alcune curiosità, per esempio l'attrezzatura che utilizzo, con tutti i link dove potete andare a vedere il tipo di attrezzatura che utilizzo per fare le dirette e comunque quello che faccio nel mio studio. E poi che dire, dovete disintegrare adesso, mi dimentico sempre di dirvi un favore, disintegrate il pulsante mi piace, perché i mi piace hanno un valore a parte morale, ma soprattutto numerico, anche per le visualizzazioni e per il posizionamento del mio canale e dei miei video all'interno del web. Quindi una cortesia, quando io ve lo dirò magari tutte le volte, adesso mi segnerò di dirvelo. Mi piace, insomma, basta una volta, perché allora, si può fare solo una volta. Se lo schiacciate un'altra volta, lo togliete, quindi basta una volta. Ecco un mi piace che arriva. E quindi niente, adesso partiamo con questa diretta di domenica 24 gennaio. Inizierò stavolta, invece che, visto che abbiamo già cantato le canzoni nuove di Claudio, per qualche puntata farò le mie canzoni all'inizio e alla fine dell'omaggio, che quest'oggi sarà dedicato ad Eros Ramazzotti, un cantante che mi ha tenuto compagnia durante la mia adolescenza e durante i primi innamoramenti o comunque uscite con amici. Era un cantante molto, molto attuale, molto, diciamo, più semplice di Claudio Baglioni, molto più adatto ai ragazzi e insomma ai primi amori che sbocciavano. E quindi iniziamo intanto con una canzone di Igor Minerva. L'ho pubblicata, ripubblicata insomma anche la scorsa settimana, che si intitola Sempre e solo io, una storia d'amore che arriva al culmine massimo della sua passione, e quindi descrive un po' quei momenti in cui i due innamorati si incontrano e passano del tempo insieme. Allora, Sempre e solo io, vediamo che cosa ne esce. Sento ancora in me quel profumo strano di quel corpo che si muoveva piano, e i capelli tuoi come fili d'erba mossi dalla brezza. Poca luce per non mostrare tutto, la candela lì ai piedi del letto e il tuo viso asciutto senza trucco che colorava tutto. Ci troviamo qui con le nostre voglie a giocare noi
stretti come foglie di un ramo che non vuol cedere a un autunno debole. Siamo qui dentro ad un sogno, noi siamo qui in un disegno di te e di noi, come due oceani. Siamo qui pronti a riviverci sempre qui in un bisogno di cieli aperti, veli scoperti. Ma che giorno è, sembra non finire, anche il tempo qui sta con noi a dormire, solo io e te, tra la seta blu delle tue coperte, fra il calore e il buio, le tue mani incerte, e ora andiamo via, resta solo il sogno di una vita che ha lasciato il segno, e prometti che ogni giorno tu sarà sempre mio, nei pensieri tuoi ci sarò per sempre solo. Sempre solo io, eccola qua, a me. Entra subito, dice Ervilia, bene, mi fa piacere. Oltretutto è stata scritta anche con un grande amico e musicista che si chiama Gianni Rauti, è il chitarrista acustico e classico della band Notte di Notte, con la quale facciamo e faremo i tributi a Claudio Baglioni. Abbiamo già qualche data per il 2021, per Scaramanzia non dico niente. Speriamo che tutto vada bene. Sistemiamo un po' i volumi, altrimenti ci assordiamo. Io perlomeno ritorno in cuffia. Ed ora passiamo al nostro Eros Ramazzotti. Allora, intanto saluto un po' di amici che sono entrati. Allora, Ervilia l'ho salutata e la ringrazio perché mi fa tanti complimenti per la mia canzone. Mauro, grande. Quando si parte per le serate, per adesso sembrerebbe la prima è molto molto vicina e dubito, o meglio spero che tutto vada bene, che siamo a marzo a Mandello dell'Ario, provincia di Lecco, però vediamo. Matteo sa già il ritornello, Matteo è un grande, Armando che è un altro grande, Armando chiedi troppo, nel senso che le mie doti pianistiche non mi permettono di fare quel pezzo meraviglioso e pazzo, perché è veramente Serenata in Sole, è un pezzo pazzo, direi. Lo prepareremo. Franco Zedda, ti ringrazio. Domenico, grazie. Graziano, Emanuela, ciao. Ti piace la mia canzone? So che ti piacciono le mie canzoni e le ho fatte anche perché hai tanto insistito. Allora, vediamo chi c'è poi che non ho salutato. Domenico dice: stasera sicuramente non farai musica, no, altrimenti ci portiamo via tutta la puntata. L'avevo fatta, se vi ricordate, in onore del settore della musica, che ha passato e sta passando veramente dei brutti momenti. Alessandra, eccola qui. E Vincenzo Divanno, ciao carissimo. Giovanni Gebbia, sì. E poi c'è un new entry, almeno Michele mi dice
che ha il nick Albanese MS, giusto? Forse ho capito bene, dai. Milena, ciao carissima. Pierangela. E ok, ci siamo. Luca Sgarbi, appena entrato, e Roberto Modolo. Ok, dai, allora partiamo con il nostro omaggio a Eros Ramazzotti, un brano. Io sono andato a cercare comunque anche quelli famosissimi, però anche quelli, non dico di nicchia, ma un po' più profondi, un po' più vicini alla poesia e all'intensità delle canzoni anche del nostro grande maestro. La prima canzone che vi propongo è E mi ribello, dall'album Cuori agitati, credo. Questa notte senza te non vuole più finire. Solo se trovassi un sonno me ne andrei a dormire. È stato facile lasciarti perdere, ma non è facile perdere me. Hai lasciato nelle mie mani il segno delle tue labbra. Ma se adesso stringo i pugni, scappa via come sabbia. Devo combattere, devo resistere. Io posso esistere anche senza di te. Io no, in questa rabbia non mi brucerò. Dico no, al tuo richiamo io non cederò. Magari poi mi mangerei le mani. È il mio carattere, sarò testardo io, ma voglio vivere a modo mio. Ma io no, le mie parole io non cambierò, non cadrò, se starò attento a quello che farò. Ma io no, a queste condizioni non ci sto. Tu vedrai, io sono quello che sai. Grande canzone, almeno io adoro questo pezzo. Bei ricordi, dice Alessandra. Sì, avevo 17 anni quando iniziavo a ascoltare queste canzoni.
e cominciavano i primi amori. Gabri, grazie. Grazie Armando, Ervilia, Francesco Pio Dolabella. Da oggi in poi seguirò tutte le tue live. Oh, grazie, che onore, che onore. Ricordatevi di mettere mi piace, eh? Adesso me lo sono segnato, me lo ricordo. Dunque, puoi chiudere con fuggire e scappare? Avevo preparato qualcos'altro, ma cercherò di accontentarti. Ok, bene, bene, bene. Andiamo avanti allora. Un pezzo storico che qualcuno ha chiesto, con il quale, diciamo, Eros ha cominciato a emergere e conquistare vittorie che ha collezionato. Se vi ricordate, nell'ultimo festival che ha condotto Claudio, quando c'era Eros come ospite, Claudio gli disse: io sono un po' invidioso nei tuoi confronti perché tu hai venduto molto più di me, hai vinto dischi di platino, Festival di Sanremo, giovani, non giovani, big, insomma ha fatto una grande carriera anche Eros. Ovviamente credo che, scherzando tra colleghi, ognuno ha la sua fetta di pubblico importante e la storia di Claudio è assolutamente eterna. Comunque, terra promessa, come avevate chiesto. Siamo i ragazzi di oggi, pensiamo sempre all'America, guardiamo lontano, troppo lontano. Viaggiare è la nostra passione, incontrare nuova gente, provare nuove emozioni, stare amici di tutti. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Siamo i ragazzi di oggi, anime nella città, dentro i cinema vuoti, seduti in qualche bar, e camminiamo da soli nella notte più scura, anche se il domani ci fa un po' paura, finché qualcosa cambierà, finché nessuno ci darà una terra promessa, un mondo diverso dove crescere i nostri pensieri. Noi non ci fermeremo, non ci stancheremo di cercare il nostro cammino. Siamo i ragazzi di oggi, cari di professione, con i giorni davanti e in mente un'illusione. Noi siamo fatti così, ma siamo sempre al futuro, e così immaginiamo un mondo meno duro, finché qualcosa cambierà, finché nessuno ci darà dove crescere. Insomma, che cosa mi sono perso? Allora, Ervilia, e noi si canta con te. Bellissima, dice: ti aspettiamo in Piemonte. Guarda, io andrei ovunque, caro Franco. Speriamo intanto che tutto torni alla normalità e si possa andare ovunque. Poi vedrete che in qualche modo arriviamo dappertutto. Ho preparato un po' di canzoni di Eros, anzi le facciamo anche velocemente, altrimenti non riusciamo a farne abbastanza. Passiamo a un livello superiore. Dopo la vittoria con Terra Promessa, una grande performance al Festival di Sanremo di Eros Ramazzotti con Una storia importante. Quante scuse ho inventato pur di fare sempre a modo mio, evitare così
una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande. Quanta gente ho incontrato io, quante storie, quante compagnie. Ora voglio di più, una storia importante. Quello che sei tu, forse sei tu. Come ti vorrei, quanto ti vorrei. Apro le mie mani per riceverti. Un pensiero mi porta via. Mentre tu le chiudi per difenderti. Forse noi dobbiamo ancora crescere. Forse un alibio, una bugia. Se ti cerco ti nascondi, poi ritorni. Fermati un istante, parla chiaro, metti gli occhi dentro i miei. Come ti vorrei. Non riesco a liberarmi, questa vita mi disturba, sai. Come ti vorrei, quanto ti vorrei. Come ti vorrei, quanto ti vorrei. Bellissima la frase scritta da Graziano Falcone, da acqua nell'acqua a fuoco nel fuoco. Bellissima, bravissimo Graziano. Giovanni D'Amico, ciao a te. Armando, grazie. Belen da vicino, beato te. Franco Zedda dice, sì, effettivamente una bella donna. Bella donna, sì. Anche se tra, diciamo, i personaggi televisivi, le donne televisive che ho visto, la più bella in assoluto, perché ho visto molti personaggi femminili da vicino, famosi o comunque vallette, la più bella in assoluto è stata Ellen Hidding. Da vicino, dal vivo, è qualcosa di meraviglioso. Allora, che dite poi a parte Belen? Sto cantando tutto il tempo con te, dice Armando. Bene. Bene, Mandello, Paolo Maletti, dopo Arcore veniamo a sentirti con la banda della Polaroid, grande, quando è spuntata la Polaroid mi è venuto un tornare indietro ai tempi degli anni 80, quelle Polaroid che facevano delle foto bruttissime, magari adesso ne faranno di belle, però era insomma un cult, Bellissima questa base che hai usato, anche con i cori. Grazie, anche se queste le seconde, le risposte alla parte centrale non è che mi piaceva molto, però vabbè. Allora, andiamo avanti.
canzoni un po' più profonde. Una canzone che mi piace tanto, ma per il suo significato, significato molto particolare, molto profondo, anche molto triste e sentito, Occhi di Speranza. Chi la conosce e ne conosce il significato, la storia che Eros ha raccolto, derivante da una storia vera, nella quale una persona che purtroppo se ne va dona i propri occhi, insomma la propria vista a una persona una persona che ne aveva bisogno. Insomma, l'emozione, mi sto emozionando, quindi mi inceppo. E quindi questi Occhi di Speranza che a un certo punto si riaprono e rivivono in un'altra persona. Vabbè, cantiamo. Di vedere te poi ballate terminate, incredibili stellate, tutto questo i miei occhi lo vedranno come prima. E se poi ti incontreranno, rideranno perché allora riconosceranno i tuoi. Emozione pura, soprattutto quando avevo letto questa storia, insomma, di questa persona che parlava alla sua, non mi ricordo se fidanzata o comunque compagna o moglie, e la salutava nel momento in cui sapeva che se ne sarebbe andato, ma con la speranza che avrebbe donato a una persona che non aveva la vista la possibilità di vedere, e ironia della sorte avrebbe voluto rivedere la sua compagna all'interno, insomma, di un'altra persona. Chiudiamola qui, perché altrimenti poi io, che sono emotivo, mi metto a piangere come una fontana. Andiamo avanti. E una canzone, diciamo così, un po' più ritmata, eh? Dai, vediamo cosa viene fuori da questa. Vorrei poterti ricordare così, con quel sorriso acceso d'amore, come se fossi uscita di colpo lì, un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole d'addio che da non dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano così nel cuore della gente. Certo, Matteo, che ci sarà il duetto. Vorrei poterti dedicare di più, più di quel tempo che ti posso dare, ma nel mio mondo non ci sei solo tu, io perciò devo andare. Ci sono mari e ci sono colline che voglio rivedere. Ci sono amici che aspettano ancora me per giocare insieme. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente.
sempre, parole che restano così nel cuore della gente. Grazie a te Rocco e a tutti voi che ascoltate volentieri le mie dirette, mi fate compagnia e io la faccio a voi volentieri. Ervilia mi ricorda un'altra di Eros, non ricordo quale ora, forse Quanto amore sei? Ma ci stavo pensando anch'io al duetto di Pierangela. Ah, vi divertite a stuzzicare la mia così propensione a fare le voci di altri cantanti. Vabbè, va bene. Allora, andiamo avanti, mi era venuto in mente qualcosa, ma... Stefano Cecca, ciao! Vediamo se c'è qualcuno di nuovo. Emozione dopo emozione, un accenno. Andiamo. Emozione dopo emozione, la mia vita scorre ogni giorno così, e dal primo calcio ad un pallone, alle fughe in moto giù in città, ho imparato più di una lezione. È stata questa vita la mia maestra, la mia palestra, la strada che va. Ti sto dicendo tutta la verità, forse non hai capito, ti sto dicendo che tu puoi ottenere di più e farlo in modo pulito. Più o meno. Ma Eros è autore o solo interprete? Dice Luca, Eros è cantautore. Non sono sicurissimo, ma probabilmente ha scritto tutte le sue canzoni. Grandissima emozione dopo emozione, sempre dall'album Cuori agitati. Allora andiamo avanti perché perdiamo se no tempo. Una canzone che a me fa impazzire è una canzone che assomiglia come tema a Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi. Stasera facciamo un po' gli strappalacrime e si intitola Lacrime di gioventù. Grazie Graziano. Per chi naviga verso un altro mondo, perché questo non gli va più giù, vorrei fare un po' di più. Impegnarmi fino in fondo per chi si sente stretto nella morsa delle sue perplessità e sa d'aver perso troppo già. Vuole vincere almeno una corsa. A chi ha bussato dappertutto ormai e sulla porta gli hanno detto no. A chi è rimasto solo in mezzo ai guai, vorrei potermi dedicare un po'. Vorrei riuscire a dare quel che ho.
a dare tutto quello che si può. In ogni spirito vicino al mio vorrei che a liberarlo fossi io. Per queste lacrime di gioventù vorrei davvero fare un po' di più. Vorrei che non cadessero mai giù. Vorrei che non cadessero a te, che resti sola dietro un vetro mentre guardi chi va via ormai. E già piangi perché sai che non tornerà più indietro. E a te che invece te ne stai in disparte perché bella non ti sei vista mai, e una storia non ce l'hai, ma l'aspetti a braccia aperte. Ed ogni spirito vicino al mio vorrei che a consolarlo fossi io. Per queste lacrime di gioventù vorrei davvero fare un po' di più. Vorrei che non cadessero mai giù. Vorrei che non cadessero mai giù. Vorrei che non cadessero. Quante cose vorrei fare, potrei dare a tutti io, se io avessi braccia grandi come il cuore mio. Ciao Giuliano. Armando, vabbè, hai trovato questa similitudine, la studierò. Allora, visto che, come sempre, fino a che ci saranno ste zone colorate che non si capisce in tubo, dovrò stringere un po' i tempi e farò l'ultima canzone di Eros. A questo punto il famoso duetto arriva, adesso arriva il duetto. Intanto vi ricordo un po' di novità: il canale YouTube sta un po' cambiando, Google è rientrato un po' nei suoi ranghi, se avrete visto c'è già la grafica diversa. Lo dividerò in diverse sezioni, la sezione musica ovviamente rimarrà con le dirette, i tributi, i video, eccetera, però ci saranno anche altre cose che ho voglia di raccontare in sezioni separate, così avrete tutta la libera scelta di vedere quello che volete. Vi ricordo sempre, grazie, intanto stasera sono cresciuti i mi piace, siamo a 20, spremete il pulsante mi piace col pollice alzato, così saliamo in classifica un po' nelle visualizzazioni di YouTube e nelle preferenze. Allora, duetto, ecco che arriva. Allora, volevo fare Adesso tu, visto che l'hanno fatta anche loro due a Sanremo. Scopriamo la base intanto, se va bene questa. Proviamone un'altra. Spero che non ci sia Daniela in ascolto. No, non l'ho vista. direi Pierangela, direi. Allora, come promesso, vi saluto con una mia canzone che
sono andato a recuperare, quindi fuggire e scappare, richiesta da Graziano, credo. Non mi ricordo. Allora, il testo lo tiriamo fuori perché, come da bravo cantautore, non mi ricordo tutte le mie canzoni. E fuggire e scappare, tutta per voi. Poi, dalle prossime volte, faremo le altre mie canzoni, eh. L'argento illumina l'asfalto, sui fogli delle auto un alfabeto Morse, applausi delle foglie che accompagnano le ciocche dei capelli che si abbracciano, giganti a quattro braccia portano tra noi la luce, il caldo, il buon umore. A tavola ci guardano possenti ma ci invidiano, increduli con gli occhi ci accompagnano, sembra quasi un mondo nuovo in cui io non so chi sono, un pagliaccio, forse un uomo che fugge, si nasconde nel frastuono delle parole tante, sempre tanti stretti, sempre affilate dai difetti che non sappiamo cancellare, e allora non ci resta che scappare da noi. Poi la luce dona un altro giorno, le forme si riprendono il contorno, le coppie delle sagome si allungano, i suoni lentamente si risvegliano, una mattina noi sapremo vincere voglia di fuggire che perseguita i nostri cuori ancora troppo aridi di quell'amore spasso tra gli ostacoli. Fuggo da questo mondo nuovo in cui io non so chi sono, sono un pagliaccio, a volte un uomo che fugge via per poi chieder perdono. Ma se percorreremo i giorni senza fretta nel viaggio che già conosciamo, noi ritroveremo quella vetta che raggiungemmo quando ci amavamo, io e te. Ed eccoci qua, voglio il CD, Franco Zedda,
Il CD fisico non l'ho voluto fare appositamente perché è comunque una grande spesa, ci vuole un minimo di copie non indifferente, insomma mi ritroverei con un magazzino, però sul mio sito e anche su iTunes, se hai più dimestichezza con quelle piattaforme, anche su Amazon, comunque su Spotify, c'è ovunque, e quindi potete tranquillamente prenderla da lì, acquistarla da lì. Grazie Armando, grazie Alessandra, per fortuna avevo mia nipote che mi ha salvata per sentirmi. Non ho capito, però me lo spiegherai. Te la sei cucita addosso. Bene, allora, un saluto veloce a tutti. Graziano, Armando, Franco, Alessandra, Ervilia, Loredana, che non avevo salutato prima, forse è arrivata da poco, Matteo, Gabri, Graziano, Franco, Luca, Anna, Castellano, ciao, Domenico, Franco già fatto, Pierangela, Maria Rosa, Delmirani, diventano più belle tutte le canzoni, diceva, t'ho vista solo adesso, scusami, Giuliano, Gianluca, Stefano, Giovanni Giudice, no, Favola non l'ho cantata, non è nelle mie corde, cioè non la so benissimo, quindi poi chi manca? Rocco, ehi, ci siamo? Sì, dai, Roberto Corbezzolo. Abbiamo fatto tutti? Paolo, no, Paolo Maletti non l'avevo salutato. Tantissimi come sempre, Giovanni D'Amico, risalutato, grazie per la vostra compagnia. Domenica prossima, ecco, non ci sarà la diretta delle 18, tuttavia sono ospite presso un collega e diciamo che cura una trasmissione sul web, quindi sarà ospite da lui. Vi anticipo che mi ha chiamato Radio News 24, pardon, che mi vorrà intervistare, quindi ci sarà un'intervista video via Skype, perché ancora non si può essere in presenza, vi farò sapere quando in settimana mi contatteranno. Mi raccomando i mi piace, mi raccomando guardate sempre i video. E a breve, come vi ho anticipato, ci saranno novità. Intanto io vi saluto, vi abbraccio tutti quanti, buona continuazione e alla prossima.